partindo di un presupposto básico. Partiamo da un presupposto di base. É que na Europa, se o setor agrícola não for ajudado, não tem condições para ser competitivo. In Europa, se il settore agricolo non sarà aiutato, non ha condizioni di essere competitivo. Portanto, competitività è la prima preoccupazione. Quindi la competitività è la prima delle nostre preoccupazioni. Naturalmente, competitività con preoccupazioni ambientali. E naturalmente si parla di competitività con preoccupazioni ambientali. Ma dal mio punto di vista, quando parliamo di ambiente, non dobbiamo parlare solo nos insetos, nos passarinhos e nas paisagens. Dal mio punto di vista, quando parlo di ambiente, non parlo solo di uccellini o insetti o problemi della terra. Perché in molti territori dell'Unione Europea la specie più ameaçada chama-se agricultor. Perché in molti territori d'Europa la specie vivente più minacciata si chiama agricoltore. E il Parlamento Europeo tem algumas vantagens nesta discussão. Il Parlamento Europeo ha alcuni vantaggi in questa discussione. Porque no Parlamento Europeu vamos ter durante este ano e meio um presidente da Comissão de Agricultura. Porque em questo ano e mezzo o Parlamento Europeu haverá um presidente da Comissão de Agricultura. E vai ter um relator, que neste caso seria eu próprio, para estes temas. E haverá um relator, que sou eu, para estes argumentos. Mas do lado do Conselho. Mas da parte do Conselho. Existirão quatro presidências sucessivas. E serão quatro presidências sucessivas. Ou seja, enquanto do lado do Parlamento há uma linha condutora coerente. Quando no Parlamento temos uma linha, um filo de união, insomma, coerente. Do lado do Conselho teremos até dezembro uma presidência polaca. Quindi, dalla parte di là avremo fino a dicembre una presidenza polacca. Teremos no primeiro semestre de 2012 uma presidência dinamarquesa. Poi una presidenza danese. Teremos no segundo semestre uma presidência cipriota. Al secondo semestre sarà del Cipro, presidente. E no primeiro semestre de 2013 uma presidência irlandesa. E nel primo semestre del 2013 sarà irlandese la presidenza. Todos estes Estados-membros não têm a mesma visão da reforma. E ogni Stato appunto non ha la stessa visione su questa riforma. E portanto vai caber ao Parlamento garantir essa linha de coerência. Rispetto al Parlamento garantire una linea di coerenza. Porque no final o Conselho e o Parlamento têm de chegar a um acordo. Perché alla fine dovranno arrivare a un accordo. Então, se permitirmos posições muito divergentes ao longo deste processo, a convergência final sarà molto difficile. Perché se permettiamo che ci siano molte divergenze all'inizio di questo processo, non sarà possibile avere alla fine una coerenza. Portanto, io spero, para além disso, eu tenho muito boas relações com Paulo de Castro. Ho un ottimo rapporto con il dottor Paulo de Castro. Fomos ambos ministros da agricultura durante alguns anos. Siamo stati entrambi ministri dell'agricoltura per alcuni anni. E ontem dizia, gracejando, che queremos mesmo que fomos os únicos ministros che, num certo momento, conseguimos enganar Franz Fischler a favor da ortofruticultura europea. E che siamo stati due che hanno potuto dare, diciamo, ingannare Franz Fischler. Sì, che era il commissario. Che era il commissario a favore dell'agricoltura europea. E, portanto, eu, o que queria transmitir-vos hoje aqui é que, da nossa parte, da minha parte do Parlamento Europeu, estará uma porta sempre aberta para os nossos interlocutores principais, as organizações da agricultura, o Partido Democrático e, naturalmente, os outros partidos institucionais. E, portanto, que é muito importante recolher essas informações. Eu já tenho, neste momento, muita informação disponível sobre o que pensam as autoridades italianas, o que pensam o mundo associativo agrícola, e portanto vai ser necessário utilizar estas propostas num quadro de um compromisso global. Eu permitiria... Ah, perdão. Quindi, dal mio punto di vista, dice, la nostra porta è sempre aperta ad accogliere tutti i vostri punti di vista. Ho la fortuna e il privilegio di avere un ottimo rapporto con i qui presenti e quindi conosco e sono sempre a conoscenza delle vostre esigenze. E il nostro interesse ovviamente è raccogliere il maggiore numero possibile di informazioni per poter proporre appunto in modo coerente delle proposte accettabili per tutti. Perché io situaria apenas as questões que me parecem as politicamente mais sensíveis. Quindi adesso vediamo le questioni che dal punto di vista politico sono quelle più delicate, più sensibili. A primeira questão, os pagamentos diretos aos agricultores. Quindi pagamenti diretti agli agricoltori, punto primo. A Comissão propõe uma ajuda por hectare. La Commissione propone un aiuto per ettaro. Che tem un pagamento di base che sarà in principio similare. Quindi con un pagamento, diciamo, di base che sarà simile. E un pagamento adicionale.
e um pagamento aggiuntivo a troco de determinadas exigências ambientais. Considerando-se determinadas exigências ambientais. E esta vai ser uma questão, como calcular esse pagamento de base, que a Comissão propõe que se fique igual em cada Estado-membro até 2019. Quindi, e poi come calcolare quindi inizialmente questi pagamenti che si spera che siano uguali fino al 2019? E che la Commissione propone che sia uguale nel piano europeo até 2028. E che rimanga uguale nel Parlamento europeo fino al 2028. E, portanto, isto coloca molti problemi, ainda por cima, quando la Commissione propone un orçamento che è inferiore in 7% ao orçamento attuale. Specialmente considerandosi che la Commissione propone un budget inferiore al 7% rispetto al budget attuale. Portanto, seria logico, todos defendemos una convergenza dos pagamentos, ma essa convergenza deveria ser obtida através de un reforço orçamental e não através da retirada de apoios aos agricultores que já os têm. Quindi naturalmente cioè, si vuole mantenere questo aiuto, solo che bisogna tenere in considerazione un rinforzo di questo budget, non una riduzione agli agricoltori. Quindi la questione orçamental vai essere la questione più importante. E il Parlamento europeo tem una posizione diferente do Conselho. Enquanto o Conselho parece considerar che o orçamento para a agricoltura è eccessivo, quindi dal punto di vista c'è una differenza di punti di vista, quindi in quanto il Consiglio crede che il budget dell'agricoltura sia eccessivo, sia più troppo alto. Il Parlamento europeo difende per lo meno la manutenzione al livello del 2013. Il Parlamento diciamo, cerca di mantenere il livello fino al 2013, mantenere questo livello di budget. Significa per lo meno 7% più di che la Commissione propone. Quindi almeno 7% in più rispetto a quello che è proposto da parte della Commissione. E è che questa differenza è la questione politica più sensibile, perché dela vai dipendere o no, per esempio, la riduzione dos apoios all'agricoltura italiana. E quindi questa qua è l'argomento più delicato, perché da questo dipende l'aiuto e gli appoggi che saranno dati all'agricoltura italiana. Che di qualquer modo, sto d'accordo con Paulo Castro diz, qualquer acerto entre qualquer convergência não pode ser feita só no primeiro pilar, como a Comissão propõe, mas tem de ser feita no primeiro e no segundo pilar globalmente. Quindi sono d'accordo con il dottor Di Castro, perché naturalmente non possiamo considerare soltanto il primo pilastro, ma l'accordo, la convergenza deve essere fatta quantomeno sul primo e sul secondo.